In radio si può parlare di tante cose, ma quello che ci azzecca di più con tutto è la musica, e parlare di musica lo facciamo con la nostra amica Adriana Sabato in collegamento da Belvedere. Ciao Adriana. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Martino. Allora, tu adesso ci parlerai di due personaggi davvero importanti per la musica. Sì, Ezio Boss e Claudio Abbado sono stati due personaggi davvero sociali, perché Ezio Boss è morto il 15 maggio, aveva 48 anni soltanto, ma era un direttore d'orchestra, compositore e pianista italiano che ha sfidato proprio il degenerare delle sue patologie attraverso l'amore verso la musica. È stato un uomo di grande, ha vissuto la sua malattia attraverso la musica in maniera davvero eccellente, ha offerto delle lezioni di musica e di vita. Ma il legame con Claudio Abbado è forte, perché era il suo maestro, era uno dei suoi più grandi maestri, e lui aveva detto appunto: la musica ti cambia la vita, ti cura e ti cambia la vita. In questo senso loro avevano portato avanti insieme il discorso sulla musicoterapia e sulla musica per il sociale. Ecco, perché la musica aiuta, e non poco. Sì, aiuta, anzi proprio in questo periodo, lui è morto il 15 maggio all'improvviso, e parlando del Covid, dell'emergenza Covid, si era speso moltissimo con interviste e esibizioni via web, ritenendo pericoloso il distanziamento sociale, appunto in quanto potenziale inizio di un isolamento che avrebbe potuto proprio allontanarci gli uni dagli altri. E a proposito di ripartenza, quella che stiamo vivendo adesso, appunto lui aveva detto: la musica per ripartire non ha bisogno di molto, ha bisogno di speranza, di visione, di un futuro che per adesso non c'è, perché per adesso è legata a fare la Cenerentola, la musica deve essere presa sul serio da tutti. E in questo momento ce la possiamo sentire soltanto su compact disc o in MP3, purtroppo. E purtroppo sì, perché sì, i concerti sono sospesi, anche se viste le ultime gli ultimi assembramenti che abbiamo assistito, non si capisce come mai, no? A questo punto, questo lo dico fra le righe, per dare una frecciatina, diciamo, a quel che si vede in televisione, a tutti gli assembramenti che abbiamo assistito in questi giorni. Però non si sa come mai questa è la cultura, la musica, sono sempre appunto tenute come Cenerentola. E invece non è così, perché la musica, come diceva Abbado, con lui e suo boss, è una cura, ti cambia la vita, e questo è dimostrato, perché lui, il suo sorriso, no? con tutta la sofferenza, la malattia che lui aveva, aveva un sorriso, era sempre di buon umore, superava moltissimo grazie proprio anche alle sue trasmissioni. Io personalmente l'ho conosciuto molto bene, io come tutto il grande pubblico, attraverso la trasmissione Che storia è la musica, che è stata riproposta ultimamente il 15 e 16 maggio, ma che ci ha tenuto compagnia a Natale, la sera di Natale, dove lui è riuscito ad avvicinare il grande pubblico alla musica classica, e si sta di bene, ci tengo a precisare, non in maniera edulcorata o facilitata, ma nella versione più pura, integrale, quella più difficile a capire. E il pubblico però ha risposto molto bene, perché il numero di ascolti di quell'evento, come quello anche di maggio, ritrasmesso a maggio, il numero è stato molto soddisfacente, ha superato anzi le aspettative. Quindi vuol dire che la musica, la gente ha bisogno di musica, perché la gente ha bisogno di ritrovare la bellezza. Ecco, come tu dici, effettivamente avvicinare alla musica classica le persone è difficile. Sì, è difficile, però se si sa fare non è poi un risultato, arriva, cioè si sa fare, si sa portare avanti questo discorso. E come faceva lui e soprattutto come ha fatto Claudio Abbado anche durante tutta la sua vita, che si è conclusa nel 2014, Abbado dal canto suo ha fondato l'associazione Mozart 14, che è un'associazione che aiuta moltissimo i disabili in carcere, e appunto ha iniziato con il coro di Papageno, che è un coro fatto da detenuti appunto, che aiuta moltissimo
la vita di queste persone. E diceva appunto, diceva Abbado, è un giardino, la bellezza è un giardino che va coltivato da piccoli. Se non viene coltivato da piccoli diventa qualcosa di estraneo a noi, non ci appartiene più poi da grandi. Quindi se non siamo abituati a coltivare e a conoscere questo giardino, è chiaro che poi ce ne stacchiamo, non lo capiamo. Non lo capiamo appieno, certo. Adriana, io ti ringrazio come sempre, perché per l'appunto tu ci porti poi in questo mondo molto particolare, lo riesci a fare anche trascinandoci con, ma si vede che insomma prima di tutto sei tu l'appassionata di musica classica. Grazie, ti ringrazio molto. Non sbaglio, no? Non sbagli, no, infatti, perché io constato personalmente che la musica aiuta davvero, sì, è un aiuto, una medicina, una terapia in qualsiasi situazione, però deve essere attuata come si deve, non deve rimanere distaccata, lontana, come fosse una decorazione, no, deve far parte di noi.